Ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Questo video fa parte di un tutorial che vi insegna a costruire un pirografo. In questa parte del video vedremo come costruire le punte, mentre se avete perso le altre puntate potete trovare come costruire lo stilo e come costruire il trasformatore per alimentare il pirografo guardando questo video e questo video. Possiamo iniziare. Per realizzare le punte abbiamo bisogno di un filo particolare che si chiama filo al nickel cromo. Io l'ho trovato in un negozio di belle arti col nome di filo di ricambio per termotraforo, infatti viene utilizzato negli archetti per il taglio del polistirolo. Questo filo ha un diametro di 0,5 mm ed è composto da una lega di metalli che ha una resistenza più alta di quella del rame, quindi quando la corrente attraversa questo filo si riscalda. Questo è quello da 0,5 mm, per alcuni tipi particolari di punte che vi mostrerò ho utilizzato un filo più grosso da 0,7 mm che ho recuperato, mi è stato regalato da una ditta che produce elementi riscaldanti, resistenze per l'industria e mi hanno regalato questo spezzone avvolto a spirale, quindi poi dovremo anche andare a raddrizzarlo. Con il filo da 0,5 andiamo a realizzare questa punta goccia e questa punta spirale. E con il filo da 0,7 andremo a realizzare questa punta a scalpello. Per realizzare la prima punta prendiamo uno spezzone di filo del diametro di 0,5 mm e lungo 5 cm. Andiamo a raddrizzare con una pinza le eventuali asperità e le eventuali pieghette, aiutandoci appunto un po' con la pinza, un po' anche con le dita. Alla fine il filo deve diventare diritto. A questo punto prendiamo il filo e lo andiamo a piegare a metà, puntandolo con la pinza e piegandolo da un lato, così, e poi finendo il tutto con le dita. Così. Poi appiattiamo e avviciniamo la parte finale, la parte piegata del filo, in modo che le due metà si tocchino. Quindi andiamo ad allargare le gambette a circa 4 o 5 mm di distanza dalla metà. E poi, sempre aiutandoci con la pinza, raddrizziamo 1 e 1, 2, ancora le gambette. Con un martello ed un incudine andiamo a appiattire la parte che è stata piegata. Cerchiamo di picchiare solo sulla parte appunto ripiegata e non sui due fili e non sulle dita. Questo assottigliamento fa in modo che la punta si scaldi maggiormente appunto sulla parte piegata e non sulle gambe. Infine andiamo a ripiegare un po' in avanti la parte piegata. Questo renderà la punta più semplice da utilizzare quando sarà montata sullo stilo. Andiamo a realizzare la seconda punta, quella a spirale, che è ancora più facile della prima. Prendiamo il filo di nickel cromo e prendiamo una bacchetta di circa un millimetro e mezzo di diametro e andiamo ad arrotolare il filo attorno alla bacchetta per 1, 2 e 3
giri. Quindi tagliamo col taglierino il filo che avanza col tronchesino e andiamo ad avvicinare gli avvolgimenti tra di loro. Sfiliamo il supporto e ancora con l'aiuto di una pinza continuiamo ad avvicinare tra loro le spire. E questa punta è fatta e finita. Vediamo infine come realizzare la terza punta, quella a scalpello, che sebbene sia la più difficile da fare è quella che dà maggiori soddisfazioni perché è più resistente, più versatile e ha un tratto molto più sottile e ben definito. Allora, per fare questa punta io ho utilizzato del filo da 0,7 mm, quindi più grosso dell'altro, che sono riuscito a recuperare sotto forma di spirale, quindi ne devo recuperare un pezzo, ne devo tirare via un pezzo andando a sbobinare questa spirale, anche se solo 0,7 mm di diametro è piuttosto dura, e col tronchesino ne vado a prendere una piccola parte. Okay. Dopodiché, con un procedimento simile a quello della prima punta che facevo vedere per le parti arricciate, con una pinza si va a raddrizzare il filo. Ok, bene. Adesso, come prima, andiamo a piegare a metà il nostro filo. Circa metà, lasciamo questa parte qua che tanto non ci interessa. E gli facciamo una bella piegatura che andiamo a finire sempre a mano. Ok. E avviciniamo ancora come prima la parte finale, in modo che il filo si tocchi, le due metà si tocchino. Ecco qua, e andiamo ad allargare, sempre come prima, la parte terminale del filo, ok, che poi ripieghiamo dopo qualche millimetro. Ok, ecco qua. Come prima andremo ad assottigliare la nostra punta, ma questa volta lo faremo molto di più, non semplicemente qualche martellata, ma alterneremo martello d'incudine con un lavoro di molatura, che può essere fatto o con una mola elettrica o tranquillamente con una lima per il metallo. Mettiamo in moto la mola, in questo caso è una punta per smerigliare montata su di un trapano.
Oltre ad assottigliare, cerchiamo anche di creare un profilo a punta, quindi avrete notato che per un po' gli lavoro così, per un po' lo lavoro così e questo lo assottiglia, e poi a un certo punto lo lavoro per così e questo per cercare di asportare un po' di materiale dalla parte esterna e realizzare una punta. Alterniamo un po' di molatura con un po' di martellate. Ecco qua la nostra punta finita dopo un po' di martellate, un po' di lavoro alla mola e un passaggio con la carta vetrata. Questo video dedicato alla realizzazione delle punte è finito. Non vi resta che guardare il video dedicato alla costruzione del trasformatore e quello dedicato alla costruzione dello stilo. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like sul video e se avete delle domande, delle curiosità o dei dubbi, a scrivermi qui sotto nei commenti.